Allora, ben arrivati? La campanella, lo sapete, è il segnale di inizio di Mangia come scrivi, benvenuti. Qualcuno si starà chiedendo il motivo di una canzone di Elvis Presley come scelta di brano d'apertura. Vabbè, la ragione è ovvia, sono un presleyano, ma al di là dei riferimenti o dell'altra peculiarità, la canzone che abbiamo ascoltato si intitola Mister Carino. C'entrava poco nulla Elvis Presley con il lavoro degli autori che vi andrò a presentare, ma in ogni caso mi piace l'idea di erraticità e di spazialità. Faremo un viaggio questa sera, lo faremo con dei capotreni d'eccezione, saliremo su questo treno, il treno di Mangia come scrivi, di M come mistero, parte alle 21.15 da Fontevivo, approderà in liti italiani lontani, farà scalo a Ischia, farà scalo a Bologna, farà scalo in un paesino immaginario della Toscana, Montesoli Marittimo, che non esiste ma che è un paese che avremo modo forse di conoscere se ne useremo migliori di milioni. E allora, con tutte queste tappe, avremo, come dire, dei capostazioni, dei capotreni, d'eccezione. Ve li presento, Lodiano Machiavelli, Marco Malvagli, Gianni Mura, ben arrivati tutti e tre, un applauso grande. Saranno loro con le loro parole, con la loro capacità di scrittori, a farci viaggiare, a farci emozionare e a farci capire perché questa sera si chiama M come mistero. M come mistero, M come Machiavelli, M come Malvagli, M come Mura, tre maestri del mistero, Mangia come scrivi. Parlo da Gianni Mura, che in realtà non è un giallista, ma che ha firmato un ultimo libro, che poi non è nemmeno l'ultimo, non siamo l'ultimo legato alla narrativa, Ischia. Ha firmato una storia d'amore e un mar civile. E il titolo già dice dove è ambientato. È il secondo romanzo che ha protagonista il commissario Jules Grit, accompagnato in Italia in vacanza dal giudice Michel Lapierre, per cui M come Grit, M come Michel Lapierre. Lorenzo Machiavelli, quando ho chiamato Marco Malvagli per proporgli la serata, mi ha detto: se viene Machiavelli sono contentissimo perché per me è il più grande giallista italiano. Non solo per Malvagli, Lorenzo Machiavelli è il più grande giallista italiano. E Machiavelli è orgoglioso di essere giallista da sempre, anche negli anni in cui era difficile affermare di essere giallisti, sia con gli editori che con i lettori. Sergio Antonio è il suo personaggio, sergente della questura di Bologna, l'ultima impresa di Sergio Antonio lo porta lontano dalla sua città. A Bologna devono fare un monumento ad onore a Loriano Machiavelli per come l'ha descritta nei suoi romanzi negli ultimi 40 e passa anni. Questa volta il suo commissario, il suo sergente, perdone, della questura, è Sergio Antonio, esce dalla città. Forse per la prima volta, non so che numero tu sia arrivato, commissario Sergio Antonio, non lo sai più nemmeno tu, perché sei partito forse nel 74, forse, l'hai anche ammazzato e tu l'hai fatto resuscitare, però forse lo stai se la conterai. Sveglieremo qualche mistero questa sera. Per cui faremo scalo, faremo tappa anche a Bologna. Un'altra tappa di questo tour sarà, come dicevo prima, Montesoli Marittimo, grazie a Marco Malvagli. Marco Malvagli, anche qui, se vogliamo andare i numeri, le sue copie non sono milioni di milioni vendute, ma sono migliaia di migliaia. E forse arriverà presto al milione, se non c'è già arrivato, no? Insomma, forse va, non lo so, forse c'è già arrivato, secondo me l'ha già superato il milione di copie vendute. E Marco Malvagli è l'autore della per ora tetralogia del Barlume, Vecchietti del Barlume, ma il suo ultimo libro non ha per protagonisti Vecchietti del Barlume, che vedremo secondo me in autunno su Sky, perché è stata terminata da poco la fiction a livello di produzione e di riprese, e poi ovviamente verrà programmata il prossimo autunno su Sky, vedremo Vecchietti del Barlume, ma è qui con milioni di milioni in un paesino immaginario che si chiama Montesoli Marittimo. E colui che conduce le indagini è un genetista, si chiama Pier Giorgio Pazzi, ed è accompagnato da un archivista, buonasera, ben arrivati, è accompagnato da una donna archivista che insomma deve risolvere alcuni misteri in un paesino immaginario nel quale risiedono gli abitanti più forti del mondo, proprio come degli Ercoli, vedi che mangiano le cose che si vengono in tavola, non lo so, sono un segreto. Inoltre Marco Malvagli ha scritto anche un bellissimo libro, odore di chiuso, di cui abbiamo il book questa sera,
che ha come protagonista è un giallo culinario ambientato nella Toscana dell'Ottocento, che ha come protagonista Pellegrino Artusi. Allora, io ho detto solo piccole cose sparse, sono piccole schegge di presentazione, non ho detto altro di Gianni Mura, ma mi preme ricordare che dopo Ischia, che è uscito a dicembre, poi si parte ancora un anno di battesimo, dopo Ischia, nelle ultime settimane Gianni Mura è uscito con due nuovi libri, Tanti Amori, Conversazioni con Marco Manzoni, che è uscito per Feltrinelli questo da un paio di giorni, proprio prestissimo di sabato, forse 7 giorni, ce lo dirà dopo Gianni nel corso della cena, mentre da qualche settimana non gioco più, me ne vado, Gregari Campioni colpe e bidoni. E questo è un altro aspetto del lavoro di Gianni Mura, che non è solo un grande scrittore, ma anche un grande giornalista, lo conoscete all'interno dello sport, ma lo conoscete soprattutto del lavoro che fa la Repubblica, inviato, Tour de France, calcio. Sia in questi anni fanno sentire molto meno la mancanza di Brera, siamo meno senza Brera grazie a Gianni Mura, ma Gianni Mura, che è un fantasista della parola, ha uno stile personale, che è uno scrittore, abbiamo chiamato questa sera uno scrittore. Poi ha parlato di Adami, anche un cercatore di funghi, e anche un giocatore di carte. Questa cosa dovrebbe piacere a Marco Mattarelli. Allora, le cose sono tante. Abbiamo detto di con il mistero M con Maiolini, che è il vino che sarà coprotagonista questa sera a Mangia con Scrivi. Non c'è Gerardo Lunatici presente, si scusa ma mi saluta, lo posso dire perché mi ha dato l'autorizzazione e ci teneva tantissimo, ha subito purtroppo per lui un intervento abbastanza delicato di recente, ma per fortuna mi ha confermato che si sta rimettendo bene, non aveva solamente l'autonomia per arrivare a 3 ore. Le sue opere comunque sono, ci circondano, fanno parte del ciclo Requiem, una mostra di successo di alcuni anni fa di Gerardo Lunatici, pittore parmigiano che molti di noi conoscono e apprezzano, e sono perfettamente centrate con il tema della serata. Ultimo, ma non meno importante, poi si dà il via alle date, anzi si parte per questo tour, questo viaggio in treno su Mystery Train. Ultimo, ma non meno importante, è il pasto che sta per essere servito. Prosciutto cotto abbiamo scelto con lo chef Andrea Nizzi, le due varianti, entrambe contenute nello stesso piatto. Cotto o crudo, entrambi, pertanto si partirà col prosciutto cotto 60, Branchi SRL, il miglior prosciutto cotto italiano, secondo il mensile Gambero Rosso, lo si produce in provincia di Parma, a Felino, grazie a quel signore, Franco Branchi con Tarti, grazie, un applauso prima, poi per la signora. L'applauso per il Dio che costringe a sentirci in tavola un modo straordinario, ma non avevo dubbi, il costo 60 per chi lo conosce è una certezza, e abbinato il costo 60 spalatura di Palasone, piccola frazione del comune di Sissa, per il viaggio parte da Pontedivo, a mezzanotte torneremo a Pontedivo con il nostro Mister Train, faremo tante tappe, tanti scali, dopo l'antipasto, la prima tappa la faremo a Montesoli Marittimo con il lavoro di presentazione che Gianni Mura farà nei confronti di Marco Mazzardi e del suo milione di milioni. Bene, mangiamo a scrivere poi iniziare, prima arrivati, buona chiesa a tutti, grazie e ci vediamo prossimo.